Le donne di Modena hanno le ossa grandi. Le donne di Modena hanno larghi fianchi. Le donne di Modena accettano un invito. E non è il caso di essere il marito. Le donne di Genova portano gonne strette. Le donne di Genova non ridono per niente. Le donne di Genova pensano sia normale mettersi a letto e leggere il giornale. Ma tutte fanno da mangiare, sanno cucinare, odiano stirare e sanno far l'amore. E fanno da mangiare, sanno cucinare, odiano stirare e sanno far l'amore. Ed io che sono uno spirito maligno, mi muovo di notte con l'istinto di un bagnino. Ehi, fammi capire un po' se ci stai oppure no. Ben ritrovati con questo nuovo episodio di Parlando di Musica. È una grande emozione per me avere oggi come ospite uno dei cantautori con i quali sono cresciuto, un mio punto di riferimento, cioè Francesco Bacini. Ciao Francesco e benvenuto virtualmente in Australia. Ciao a tutti, sono molto contento di aver fatto tutta questa strada senza muovermi da casa, bellissimo. Francesco, ci sei mai stato in Australia? Ti è mai capitato? No, allora sono arrivato al massimo fino all'Indonesia, la fermata prima. Ah, c'eri quasi! C'ero quasi arrivato, anche se probabilmente sono tanti italiani, perché tanta gente mi scrive dall'Australia, quindi vuol dire che ci sono tanti italiani in Australia. Ti assicuro che siamo proprio tanti. Me ne sono accorto. Francesco, una carriera trentennale, la tua, anzi 31, carica di successi, di concerti, collaborazioni, amicizie, ma a queste ci arriveremo dopo. Per iniziare ti chiedo, tu sei l'ultimo esponente della storica scuola genovese e in generale si può dire che ti sei infilato per un pelo sull'ultima scia dei grandi cantautori italiani che praticamente dopo di te sono quasi spariti. Quanta mancanza si sente nell'industria musicale del cantautorato e secondo te perché questa, che è un'eccellenza del nostro paese, non ha più il seguito che aveva prima? Ci sono tanti fattori. Effettivamente io mi sono attaccato all'ultimo treno di quelli altri, di quelli prima. Sono un po' il ponte tra il vecchio cantautorato e quello che è arrivato dopo. Anche perché poi subito dopo di me è arrivato, non so, Bersani, Silvestri, Gazzè. Ma io sono proprio spartiacque tra la vecchia generazione di cantautori e quella che è arrivato dopo. Che spiegazione ti dai sul fatto che non c'è più tanto seguito per i cantautori? È cambiato il modo innanzitutto di ascoltare la musica, è cambiato il modo anche di farla, perché comunque la tecnologia ha permesso a chiunque di far musica. Per esempio io, non so, ho cominciato a 8 anni e ho studiato 8 anni il pianoforte, quindi musica classica, cioè, come dire, c'è uno studio. Oggi se io avessi 8 anni probabilmente invece di imparare le scale sul pianoforte ti attacchi a un computer e c'hai a disposizione l'universo. La musica comporta studio, comporta sacrificio, e il computer usato così non c'è nessun sacrificio, nessun studio, al massimo c'è una ricerca di suoni, ma i suoni poi rimangono fini a se stessi, perché è un po' come dire faccio una casa, però invece di farla a casa penso a fare le finestre, ma se non c'ho la casa, la canzone alla fine è fatta di melodia, armonia, se non ci sono queste robe qui la canzone non esiste, infatti siamo ancora oggi a cantare canzoni vecchie. Hai ragione, e non solo chi sta studiando, ma chi si avvicina adesso alla musica, non solo si attacca al computer e già crea una canzone, ma dopo mezz'ora è già pubblicato su YouTube e magari fa più visualizzazioni, certo, di James Brown. Ma è chiaro, ma guarda, le cose quando diventano semplici, alla fine è un disastro, perché se una cosa è così facile da fare, facendo copia e incolla, uno può fare 10.000 canzoni senza neanche conoscere una nota, senza neanche sapere suonare. Se io ho un vocabolario di 50 parole e voglio fare lo scrittore, farò un libro con 50 parole. Il livello sarà sempre più basso. E soprattutto una volta per arrivare a fare un disco,
Non è che tu lo facevi a casa il disco, dovevi convincere una casa discografica a spendere un sacco di soldi su di te, c'era già una selezione prima di arrivare alla partenza. Oggi questi ragazzi con i talent, ancora prima di cominciare, sono già popolari. Come dire che io mi iscrivo all'università, che ne so, architettura, e non solo mi danno già la laurea appena mi sono iscritto, ma mi danno anche uno studio da architetto. Io non lo so fare. Purtroppo si misura la popolarità, la musica è un'altra cosa, cioè alla popolarità ci arrivi se per un certo tipo di proposta che incontra i gusti del pubblico, cioè, ci sono mille fattori. E pensa quanti artisti nel passato sono morti che non erano sconosciuti e sono diventati famosi dopo la loro morte. Io se penso che quando ho fatto il mio primo disco, che dormivo in macchina, non c'avevo manco i soldi per mangiarmi una pizza, nel momento che ho visto, ho avuto in mano il mio primo disco che ho fatto come avrei voluto farlo io, come dire, non mi ero manco posto il problema che avrei dovuto venderlo. Per me era già un successo aver fatto il mio disco. Se tu chiaramente parti pensando di fare il grano, è un altro discorso, anche perché io sono pensato, se faccio delle cose valide e piacciono al pubblico e faccio successo, è naturale che farò anche dei soldi, ma non è il fine ultimo. Certo, i soldi dovrebbero essere una conseguenza del lavoro che fai. I soldi dovrebbero essere una conseguenza, chiaramente se tu li metti come prima cosa, io ho più di 20 anni e comunque questi ragazzi ragionano un po' tutti così, pensano che sia tutto facilissimo, tutto alla portata, senza doversi sbattere più di tanto. Francesco, tornando agli inizi della tua carriera, abbiamo accennato prima alle tante tue collaborazioni, non posso non chiederti di Fabrizio De André, perché è una cosa anche molto romantica, se vogliamo. Io posso immedesimarmi da cantautore emergente, tu ti sei ritrovato da essere grande estimatore, se non fan, di Faber, a diventarci amico e a scriverci insieme. Ci vuoi raccontare qualcosa di questo rapporto? Beh, è una delle mie soddisfazioni della mia vita, anche perché quando tu hai un mito da bambina, da ragazzina, e questo mito diventa tuo amico, quindi ti stima, e con questo mito chiaramente c'è un rapporto di amicizia e quindi conseguentemente poi un rapporto di collaborazione, perché poi le collaborazioni artistiche nascono così, non è che stai a vedere quanti soldi fai. Io quando ho fatto Genova Blues non ho nemmeno messa come singolo, ero dentro l'album. Come posso quantificare, no? Quando realizzi un sogno, quanto vale 100.000 miliardi? Io questa notte ti vorrei parlare, e invece parto per mandarti a dire che tu sei bella, sì, ma da ricordare, bella più che mai. Non mi basta un blu, non mi basta un blues per averti un po' di più. Genoa, you are red and blue. È chiaro che se poi lo spiego a mio figlio, lui mi guarda e non capisce bene, perché oggi purtroppo la parola idealismo non esiste più. I soldi sono una conseguenza, se poi arrivano meglio, se no pazienza. Non mi sono mai messo lì a dire, ah, faccio questo pezzo perché magari è di moda questo genere piuttosto che... Cioè, no, alla fine ho sempre fatto quello che mi andava di fare, che sentivo di fare. Fammi sottolineare che queste non sono solo chiacchiere, perché la tua storia parla chiaro, tu di fatto hai fatto così. Da un successo popolare che mi aveva anche spaventato, perché diventava un ingranaggio per quelle robe di fare ogni anno un disco e diventa come un lavoro. Per me un lavoro è un'altra cosa, questa è una passione. Io vivo della mia passione, che già questo, anche questo, quanto vale questo? Quanta gente vive, riesce a sopravvivere facendo quello che mi piace? Quindi io mi reputo uno fortunatissimo, perché nella vita sono riuscito a cambiare il corso della mia esistenza, che era molto preciso, già segnato, perché venendo da una famiglia di operai, con mio padre morto giovane, quindi il mio futuro era di andare a lavorare al posto di mio padre in porto, fare il portuale e finiva lì. E io a un certo punto ho preso il corso della mia vita e l'ho cambiato completamente, me sono andato di casa, ho mollato il lavoro e sono andato a Milano inseguendo il mio sogno, e alla fine sono riuscito a farlo. Per fortuna ti è andata bene, e ci è andata bene, perché non ti nascondo che molte delle mie canzoni preferite in assoluto sono tue. Forse la preferita mia è Senza Tu. Ti va di raccontarci la storia di questa canzone? So che è particolare. Da bambino io mi divertivo molto a sentire questa canzone negli 50. Infatti ho fatto anche Qua Qua Quando, che era in quella direzione. Io
sono uno dei pochi in Italia che ero diventato famoso senza andare a Sanremo. A un certo punto la mia casa discografica mi propone di andare a Sanremo, io non ci volevo andare perché sono abbastanza contrario alle gare musicali, perché per me la musica non è uno sport, quindi non riesco a vederla come una gara. Io volevo andarmene via da quella casa discografica e praticamente se io andavo a Sanremo loro mi levavano due dischi dal contratto, io ero libero. A quel punto accettai di andare e dissi però insomma vado a fare la canzone provocatoria, quindi vado a fare la canzone col testo che prende in giro la tipica canzone da Sanremo, cuore, fiore, sole, violini, e quindi Senza tuo era in quella direzione lì e mi sono divertito molto a farla, però non tutti l'hanno capito, tanti l'hanno preso sul serio. Guarda, hai preso in giro il 95% delle canzoni sanremese, ma l'hai fatta meglio di quelle, quindi hai fatto un capolavoro secondo me. Ti ringrazio. Senza tu guardo il cielo e non è più blu, io non trovo più il coraggio di dire I love you. Senza tu quel gabbiano non canta più. Tu sei stata tu a spezzare le ali al mio cuore. Ma se stasera fossi qui, i violini sentirei, un coro di angeli. Posso chiederti, Francesco, ma come cavolo ti è venuto in mente quel capolavoro di Margherita Baldacci? Ah, beh, quella lì era uno scherzo, in realtà. Allora, io avevo un amico che si chiamava Baldacci, con una fidanzata che si chiamava Mirella. Mirella faceva sempre le corna al mio amico Baldacci. Ha fatto una canzone ribaltando i personaggi, quindi Baldacci è diventato Margherita Baldacci e Mirella è diventata Pino Mirella, quindi ho capovolto. Ed era una canzone, era quasi nata come scherzo per lui. Infatti quando uscì la canzone, cioè, lui mi odiava perché tutti gli cantavano Baldacci, cioè, lui era Baldacci, quindi non potevo più andare in giro. Era così anche un po' una presa in giro delle canzoni strappa, delle canzoni telenovela, no? Quelle dove muoiono tutti, quella sputa dalla finestra, quella disperata, quella... anche perché è la vita, la tragicomica, tendo sempre a drammatizzare le cose. Pino Mirella fa una festa di compleanno, invita Margherita Baldacci e lei commette un grave errore e porta la sua amica Mirella. Pino Mirella si innamora di Mirella e scappano insieme, lei si butta dalla finestra, che sfiga. Un giorno ad una festa a casa del Mirella, mi pare fosse sabato sera, Baldacci arriva insieme ad una tipa carina, pensavano tutti fosse sua sorella. No! Invece non era così, ma si chiamava pure lei Mirella. Oh, ma va a finire sempre così, non ti dovevo portare, non ti dovevo portare. Non la dovevi portare! Baldacci, crolla tutto intorno a te. Stendevo la mia pasta, volevo andare in Albania. Guardo adesso la finestra, è proprio quella la mia via. Margherita Baldacci, crolla tutto su di te. È Rita Baldacci, ma il mondo tuo dolce è un bisonte insaponato sui binari di un metro, forse un giradischi rotto, un'estate in autostop, ma siamo tutti Baldacci, na 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 na, mortacci, na 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 na, estendiamo le lenzuole, sempre qui in Viale Ungheria, guardiamo giù dalla finestra, forse è quella lì la via.
Francesco, ti ho detto un po' le mie tue preferite. Una domanda complicatissima. Hai tu una tua canzone preferita tra le tue? Come dire, qual è il tuo figlio che ti piace di più, cavolo? Tutte le canzoni che sono finite nei miei album mi piacevano, se no non ce l'avrei messe. Poi ci sono quelle che mi piacciono di più, quelle, vabbè, Le donne di Modena è la mia canzone, come dire, distintiva, quella che mi ha fatto poi conoscere il grande pubblico e ha creato subito, come dire, il mio modo di essere, di pormi, di cantare. E poi chiaramente c'è Nova Blues, perché primo ho duettato col mio amico Fabrizio. E poi è una canzone che ho dedicato alla mia città. Devi sapere, Francesco, che con questa trasmissione io sto rimediando inviti a tavola da un po' tutti. Allora ti faccio magnà. Ecco, è tutta colpa di Mingardi che in chiusura della primissima puntata mi ha invitato a Bologna a mangiare le tagliatelle al ragù. E dopo ti viene il colesterolo a mille. Lo so. In Romagna si mangia la paura. Tu come te la cavi in cucina? Io in cucina mangio. A cucinare... Come dico nella canzone, non cucino. Io faccio da mangiare, nel senso che essendo un singolo incallito, alla fine devo mangiare, quindi metto lì e mi faccio da mangiare, ma non sono un cuoco. Facciamo una cosa, ti faccio fare una rimpatriata, andiamo insieme da Mingardi a mangiare tagliatelle al ragù, che dici? Allora quella, lì ci vengo, perché lì se bagna in Emilia Romagna si mangia la paura. Allora aggiudicato, facciamo così. Ultima domanda, Francesco, poi ti lascio libero. So che tu sei un vero indie ormai, tu sei un vero indie perché da anni fai tutto da solo, credo che non hai nemmeno più un manager. Io credo che questa tendenza sia sempre più diffusa, anche perché internet ha rivoluzionato tutto. Una volta per arrivare a un artista dovevi passare attraverso le agenzie, anche perché non lo trovavi sull'elenco del telefono. Oggi con internet la gente ti scrive direttamente. A un certo punto, 3 anni fa, ho deciso di fare tutto da me. E devo dire che mi diverte anche molto di più. Cioè, sono diventato veramente l'imprenditore di me stesso. E poi, a parte il discorso musicale, adesso ho intrapreso una strada parallela che mi diverte moltissimo, che è quella del cinema. Ho appena finito un film dove faccio una parte come attore e ho fatto tutta la colonna sonora del film. Tra l'altro in questo film uso uno strumento che è tipicamente australiano. Uso uno strumento che si chiama didgeridoo. Certo, certo, famosissimo. È veramente lo strumento d'eccellenza australiano, sì. Il didgeridoo è uno strumento pazzesco. E sottolineo queste scene angoscianti con questo suono che è veramente opprimente e fa un effetto veramente micidiale. E la gente mi chiede: ma cos'è il campionato? Dico: ma che campionato? Ho la fortuna di conoscere una persona, una mia amica, che suona il didgeridoo. In Italia sono pochissimi. Allora direi che hai spianato la strada per una tournée australiana, Francesco. E perché no? Benissimo, io ringrazio Francesco Baccini per questa chiacchierata. Tra i tanti impegni sei riuscito a starmi un po' dietro. Ti ringrazio tanto. Allora ci vediamo quando torno in Italia, che tra poche settimane torno in Italia. Ci vediamo, andiamo a rompere le scatole a Mingardi. Andiamo a magnà. Ciao, grazie a te. Ciao a tutti. Chi ha baciato Cicciolina? Andreotti. Chi non paga mai in tribuna? Andreotti. Ma lasciatelo in pace, poverino. Questo dargli addosso è tipico italiano. Chi incasina il partito? Andreotti. Ma perché non ho marito? Colpa di Andreotti. Siamo tutti pieni di pregiudizi, convinti di pulir l'Italia da tutti i vizi. Giulio ti salverò. Io ti, ah! Giù, 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 giù,